oggi abbiamo pensato di fare l'albero di Natale insieme a voi e vi facciamo vedere il nostro modo di fare l'albero e cercheremo di darvi qualche trucchetto e qualche consiglio. Come avete visto prima, il nostro albero è verde, perché in commercio ce ne sono tanti, verdi, bianchi, eccetera, ed è un albero artificiale. E come primo step abbiamo pensato di dargli una spruzzatina di neve, con l'effetto neve, con questa bomboletta che noi abbiamo acquistato al negozio Brico, il negozio di bricolage, e fa appunto l'effetto neve, ed è a base d'acqua, quindi andremo a dare giusto una lieve spruzzatina. Poi avremo bisogno delle luci. Qui ne abbiamo di vari tipi e siamo rimasti sui colori classici. Poi le palline, le varie decorazioni e qui scatta il tema. Noi abbiamo scelto il tema classico, rosso e oro, ce ne sono tantissimi altri. Quest'anno abbiamo deciso di farlo in questo modo. E qui abbiamo palline e decorazioni di vario genere, a partire dalle palline classiche, queste rosse lucide, oro, con varie decorazioni, poi abbiamo quelle satinate con i brillantini, poi abbiamo anche il colore ottone, bronzo, che comunque si avvicina a questa tonalità, poi abbiamo dei pacchettini regalo, poi abbiamo anche delle decorazioni in legno che abbiamo acquistato gli anni passati ai mercatini di Natale, questo esempio è una stellina, una pigna, vedete che carine. Poi qui abbiamo una stella di pannolecci, cucita semplicemente. E che altro? Qui c'è un fiocco di neve che sembra tipo un biscotto. E poi abbiamo un'altra pallina sempre fatta a mano, con varie perline, un fiocchetto sopra. Poi dopo i fiocchi, chiaramente dei fiocchi rossi. E anche dei fiori. Questo è un fiore molto delicato, molto particolare, un po' brillantinato, una rosa, anche con una pignetta. Altri soggetti, tipo questo qui, questa è una renna che scia. E poi non può assolutamente mancare il puntale, in questo caso è dorato. Poi avremo bisogno anche di festoni, oro e rosso. Incominciamo. Iniziamo spruzzando, dando l'effetto neve. Togliamo il tappo. Siamo a una distanza, questa distanza qui, ok, non proprio vicino, così, e diamo un tocco leggero. Solo le punte. E facciamo così su tutti i rametti del nostro albero. Abbiamo messo tutta la neve, guardate che carino che è venuto. Prendiamo la nostra matassa di luci e la andiamo a srotolare e la andiamo a mettere a giri sull'albero. Vi consigliamo di accendere le vostre lucette prima di metterle sull'albero, così in questo modo vi renderete conto degli spazi in cui ce ne sono di più e di meno. E noi vi consigliamo di partire dalla punta, dalla base. In questo modo. Girando sempre intorno. Ora che abbiamo messo le prime lucette, andiamo a metterne un'altra serie. Mi raccomando, siate abbondanti e generosi con le lucette, perché sono belle da vedere, insomma, fanno proprio Natale, no? Andiamo, partiamo con l'altra serie. Ora che abbiamo messo tutte le lucette, chiaramente noi adesso abbiamo cercato di metterle in maniera carina, però dopo, una volta messe tutte le varie decorazioni, semplicemente con le mani basterà un attimo spostarle, se vedete che magari c'è un buco vuoto si possono tranquillamente sistemare in seguito. Adesso andiamo a mettere il nostro puntale. E procediamo alla decorazione
altri festoni, oro e rosso. Partiamo col festone rosso e lo andiamo ad alternare con quello giallo. Iniziamo dando un giro intorno al nostro frutale. Pian piano scendiamo sui vari rami. Ora che abbiamo messo tutti i nostri festoni rosso e oro, vedete si intravedono anche le lucette, andiamo a decorare ulteriormente il nostro puntale. E abbiamo pensato di applicarci vicino questa bellissima rosa bianca glitterata con la pinnetta, semplicemente arrotolando lo stelo. Ora decoriamo l'albero come più ci piace, partendo dai fiocchi ad esempio, poi dopo andiamo ad aggiungere le varie palline e le altre varie decorazioni. Alberello, vi è piaciuto? A noi molto, siamo molto soddisfatti. Se il video vi è piaciuto, lasciateci tanti pollici in su, tanti mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati. Qui sotto nella descrizione troverete i nostri contatti di Facebook e Instagram. Cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare tutti i nostri iscritti e augurare a tutti voi buone feste. Ciao, al prossimo video!